Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video ed oggi è il primo LDS Cycling Show. Il nome molto probabilmente sarà momentaneo, non lo so, ditemi voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti del nome di questo format. E ora andiamo subito a vedere l'argomento della settimana. L'argomento di questa settimana è: avrò la mia bicicletta in questo 2022? Dopo il 2020, ovvero dopo la prima ondata di Covid, abbiamo visto un boom del mercato del ciclismo e oltre a questo i componenti di tutte le nostre biciclette hanno iniziato a scarseggiare. Difatti penso anche molti di voi per acquistare una bicicletta hanno dovuto aspettare mesi e mesi e addirittura delle persone hanno aspettato più di un anno prima che gli arrivasse la sua bicicletta. E in questo 2022 sarà così? Allora, prima di tutto andiamo a vedere la mia previsione. Secondo me per quest'anno e forse anche per il prossimo anno la situazione continuerà e si faranno fatica ad avere componenti. Basta guardare anche quanto costa un gruppo completo se lo andiamo a ricercare su internet, sempre che sia disponibile. Rispetto al 2019-2018, quando un gruppo di media gamma si portava a casa con 4, 5, 600 euro, ora si porta a casa con all'incirca quasi il doppio dei soldi, circa 1000 euro. L'esempio più semplice che mi viene da dirvi è un gruppo Shimano Ultegra che prima della pandemia lo trovavamo sui 500-600 euro e ora il suo prezzo si aggira intorno agli 800-1000 euro. Ovviamente sto parlando sempre di un gruppo completo, di leve, di guarnitura, di cassetta, di catena, e sto parlando proprio di Shimano perché è stata una delle prime aziende che ha fatto fatica a produrre componenti e che sta facendo fatica tuttora a produrli e a commercializzarli. E ora è arrivato il momento di commentare qui sotto con hashtag l'argomento se vi è capitato anche a voi di dover aspettare mesi e mesi prima che arrivasse la vostra bicicletta. A me personalmente è capitato soprattutto con la mia bicicletta da strada che avete già visto, ovvero la Van Rise LDR CF Ultegra. Ho fatto l'acquisto nel mese di febbraio, al tempo era in preordine e poi mi è arrivata nel mese di maggio, ma da quello che ho sentito sono addirittura stato fortunato ad aver aspettato solo 3 mesi. E dopo il 2020, il 2021 è stato addirittura peggiore dell'anno passato prima. Andando a ripercorrere quello che è successo, nel 2020 è successo il Covid. Sono scarseggiati i componenti ed è aumentata la voglia di andare in bici nel 2021. Questo è aumentato ancora di più e i componenti sono scarseggiati ancora di più e chissà cosa ci riserverà quest'anno. E ovviamente dite la vostra qui sotto nei commenti con l'hashtag l'argomento. Il prodotto della settimana. Il prodotto di questa settimana sono questi guanti Van Rysel 500 che io sto utilizzando da circa 2 annetti addirittura. Hanno ancora il vecchio marchio Between. Sono perfetti per questo periodo della stagione, sono comunque molto caldi e io li utilizzo anche d'inverno quando le temperature sono sotto i 0 gradi, soprattutto perché anche non sono troppo grossi e quindi si riesce a muovere molto bene la mano. Questa cosa difatti me li fa mettere praticamente sempre con queste temperature e ovviamente quando le temperature vanno al di sotto dello zero l'importante è avere la mano calda e devo dire che fanno il suo. Altra cosa molto importante sono idrorepellenti, quindi se c'è umido fuori, soprattutto nelle giornate invernali, o se dovessimo prendere qualche goccia di pioggia, questi sono perfetti. E altra cosa importantissima sono dei guanti economici perché il loro prezzo è 12,99 euro. Se non li avete ancora visti, per andarli ad acquistare qui sotto in descrizione trovate il link e devo dire che è una cosa che se non avete ancora fatto vi conviene fare. Mondo gare, la seconda rubrica all'interno di questo show. Andiamo a vedere cosa è successo durante la settimana appena passata. Abbiamo visto correre le strade bianche con un'impresa di Tadej Pogačar che partendo in una discesa addirittura in meno 50 km ha lasciato il gruppo andando a vincere poi in solitaria.
Dietro di lui è arrivato Alejandro Valverde alla tenera età di 41 anni e dietro di lui Casper Asgreen. Corsa molto molto bella, caratterizzata dalla tanta aria, difatti ai meno 90 km abbiamo visto una caduta di gruppo dove è andato a terra praticamente il 90% dei corridori. Ha tagliato fuori quella caduta buona parte dei favoriti, perché il primo a cadere è stato il corridore del team Alpecin, che ha tirato giù Julien Alaphilippe, ma assieme a lui è caduto anche lo stesso vincitore Tadej Pogačar, che si è riuscito ad alzare presto. È caduto Thijs Benoot, vincitore nel 2019, e moltissimi altri. Invece nella gara donne a vincerla è stata Lotte Kopecky davanti a Danemiek van Vleuten e a Ashley Molman. Si sono iniziate a correre anche le corse di una settimana, ovvero è iniziata la Parigi-Nizza con la prima tappa monopolizzata dal team Jumbo-Visma. C'era uno strapetto di meno 6 km e con un'azione che si riusciva a fare in Pro Cycling Manager 2004, dove riusciva a vincere molto facilmente, hanno staccato tutti e sono arrivati in tre all'arrivo come nulla fosse. Vittorioso è stato Christophe Laporte davanti a Primoz Roglic e Wout van Aert. Nella seconda tappa invece vediamo sempre Jumbo-Visma a farla da padrone, ma a vincerla invece è stato Fabio Jakobsen, che ha lasciato la Wout van Aert e Christophe Laporte. Tappa che si è appena conclusa in questo momento che sto registrando, e oltre alla Parigi-Nizza si è corsa anche la prima tappa della Tirreno Adriatico. Tappa a cronometro che ha visto vincere Filippo Ganna davanti a Remco Evenepoel e a Tadej Pogačar. Le gare su strada sono finite e andiamo a vedere cosa è successo invece nel panorama mountain bike. Si sono corsi gli Internazionali d'Italia Series a San Zeno di Montagna, dove abbiamo visto trionfare il campione europeo Lars Foster davanti al duo del team Santa Cruz, Luca Braidot e Maxime Marot. Prima gara degli Internazionali d'Italia, che ci hanno già fatto vedere quale è la condizione dei corridori. Molti devono ancora iniziare a correre, li dobbiamo ancora vedere, e quindi aspettiamo i prossimi appuntamenti. Invece in campo femminile vittoriosa è stata Giada Specia davanti a Martina Berta e a Giorgia Marchette. Parco bici, andiamo a vedere la mia mountain bike, perché essendo il primo show non ho potuto ricevere le vostre biciclette, che da ora vi invito a mandarmele direttamente via mail. La mia mail la trovate qui sotto in descrizione al video e potete mandarmi la vostra bicicletta per vederla all'interno dei prossimi video. La mia bicicletta in questo caso è la Rockrider XC900, che avete già visto nei video passati, montata praticamente di serie con qualche piccola differenza rispetto al setup iniziale, ovvero vediamo copertone Vittorio Bartolo anteriore e manopole Easy Grip rosse. Non esitate a mandarmi le foto del vostro mezzo via mail, qui sotto la trovate, e nei prossimi show le vedrete tutte. La rubrica da commentare. Con l'hashtag da commentare scrivete pure cosa ne pensate di questa azione che ha fatto il team Jumbo-Visma. Io personalmente mi sono stupito di quello che hanno fatto. A quei livelli è già difficile vincere le gare, andar via in solitaria, ma vincere con tre compagni di squadra che rimangono da soli è una cosa che non si vede molto facilmente, e come ho detto prima mi ricorda Pro Cycling Manager 2004, quando mettevi tre corridori davanti, li facevi andare forte e succedeva praticamente questa cosa. E commentate pure qui sotto nei commenti con l'hashtag da commentare, e la prossima volta andremo a vedere qual è stato il commento più simpatico. E si è già concluso questo primo show.
Scrivete qui sotto nei commenti cosa vi è piaciuto e cosa vorreste all'interno dei prossimi show. Qualche rubrica e qualche nome molto probabilmente nei prossimi show cambierà e sicuramente ce ne saranno delle nuove. Ditemi come vi è sembrato e ringrazio tutte le persone che sono arrivate fino a questo punto del video. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di andare a dare un'occhiata nel mio canale Telegram Ciclismo Sconti, dove ogni giorno potete trovare degli sconti a tema ciclismo. Potete trovare la disponibilità di moltissime biciclette. Se state ricercando una bicicletta da molto e non sapete come fare, andate ad iscrivervi, è gratuito e sarà la miglior mossa. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.